Quest'oggi, ragazzi, vedrete un Kendall alla massima potenza. Questa, infatti, è una mappa parkour con più di 150 livelli, tutti diversi tra loro. E so già cosa starete pensando. Vabbè, Kendall, per te non è un problema. Eh no, perché adesso mi autoimpongo una regola pazzesca. Ovvero, se sbaglio il parkour anche solo una volta, il video finisce. Quindi questo video potrebbe potenzialmente durare 10 secondi. Devo essere super concentrato, non posso sbagliare. I primi salti ovviamente saranno facili, quindi quasi quasi mi viene da dire li potrei fare in speedrun, ma non posso rischiare, ragazzi, non possiamo rischiare. Anche se il salto sembra facile, devo mantenere la concentrazione, perché se cado, se sbaglio anche solo una volta, il video finisce. E io non voglio che il video finisca subito, ovviamente, e non voglio neanche fare una figuraccia. Oh mio Dio, devo già fare un salto giro. Siamo al livello, cos'è, il livello 8. Ok, questo potenzialmente potrei sbagliarlo. Meno male, meno male, meno male. Concentrato, Kendall. Se cadi anche solo una volta, hai finito. E tu non vuoi fare una figuraccia con i tuoi follower, vero? Con i tuoi amati iscritti. Questi erano saltini da 1, quindi continuiamo a farli da 1. Ok, concentrato al massimo. Questa tra l'altro è un'idea che ho rubato a Carly, che lei aveva fatto un video del genere e l'ho trovato molto molto divertente, perché non si sa mai in che punto finirà il video. Ok, questo mi sembra facile, basta percorrerlo, no? Sì, anche questo, basta percorrerlo al centro. Bene, iniziano i problemi. Non sbagliare. Ok, parkour con slime. Non buggarti. Top. Ok, 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 qua che ci abbiamo. Devo controllare tutto quanto per bene prima di fare i salti. Non voglio che ci siano intoppi, tipo blocchi invisibili. Immaginate? Non sarebbe tanto carino. Sì, ok. Vai, non si sbaglia niente. Si va avanti, sono alla bellezza di 3 minuti di video. Questo video potrebbe durare 4 minuti potenzialmente. Oh mio Dio. Ok, i paletti, i paletti. Calma e sangue freddo, Kendall, ce la puoi fare. Ok. 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 Superato. Bene. Lo so che starete pensando, vabbè, ma sono salti abbastanza facili. È vero. È vero, sono salti abbastanza facili. Ma farli sotto pressione, sapendo che se sbagli il video finisce, vi giuro, ragazzi, che non è per nulla facile. Ok, così. Bene. Ecco, un salto a giro su quel blocco e poi sulle scale? Mamma mia, questo sarà complicato. Allora, 3, 2, 1. Ma io sono che... Oh, stavo cadendo! Ragazzi, questo video poteva durare 4 minuti e 20 secondi, eh? E invece no! E invece no, perché sono un portento. Tra l'altro, se dovessi cadere, spunta anche la morte a destra. Quindi potete assicurarvi che non sto barando in nessun modo, perché appunto qua non c'è il death counter. Salti qua, ok. Poi salti qua, ovviamente, bene. Allora, ragazzi, devo essere sincero, sto iniziando ad avere un po' d'ansia. Mi sudano un po' le mani. Piano, bro, calma. Calma, calma, pian pianino. Con calma. Ci entro? Ci devo entrare, per forza ci devo entrare. Sì, infatti, ok. È un livello segreto, tipo il livello di Super Mario. Adesso si fa nel Nether, va bene, va benissimo. Non ho paura del Nether. Ecco, però se mi metti le teste al posto dei blocchi, come salti, diventa un po' più difficile. Oh mio Dio, stavo cadendo. Ragazzi, questo video poteva potenzialmente durare 4 minuti. Mi sono giusto dato la night vision, così ci vedete bene. Ok, con calma, concentrato, Kendall, non ti corre dietro nessuno, anzi, ci fai una figuraccia se sbagli. Sono tutti salti facili. E infatti, visto? Oh no, che è sta cosa? Ok, lì c'è un blocco. Quindi devo fare... Mazza, bella botta. Piano, piano, concentrati, fai un salto per volta. Oddio, stavo cadendo. No, vi giuro, ragazzi, cioè, sta challenge non la farò mai più. Mi tremano le ginocchia. Eh sì. Un altro. Un altro salto a giro. Si può fare. Si può fare perché sono un portento. Questo però forse conviene farlo dall'altro lato. Quindi così. E poi così. Mamma mia, ma quanto sono bravo. Ok, questo si può fare? Certo che si può fare. Tutto si può fare con Kendall.
andiamo avanti. Ok, salto con i magma. Devo prendere il tempismo giusto. Ora prendo danno e poi salto. Danno e poi salto. Danno e poi salto. Voilà. Ok. Complicatino, quel salto era bello distante, ma ce l'abbiamo fatta. Un altro salto bello distante. Dovremmo prendere un po' di rincorsa. Ma ce l'abbiamo fatta anche qua. E ora che devo fare in questa scala? Ok. Ah, devo girarmi, vabbè, facile. Ok, fatto. Let's go. Niente, nessuno potrà mai fermarmi. Così, così, così. Mi lanto sempre di essere l'imperatore del parkour. Il migliore giocatore di Minecraft. Posso mai sbagliare un parkour così? Ovviamente no. Ok, magma. Quindi un danno, saltino. Un danno, saltino. Un danno, saltino. Ihi. Ma tu sei un maledetto pazzo. Ok. Si può fare, si può fare. Io questi salti li so fare perfettamente. E quindi anche se mi metti i blocchi sopra la testa, io te lo faccio comunque. Let's go. No, devo prendere la rincorsa per questo. Sì, 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 sì. Ok. Devo asciugarmi le mani, ragazzi, datemi un attimo. Vi giuro, sto sudando dall'ansia. Oh, vedo la fine. È là sotto. No, facciamolo bene. Questo che è? Un doppio salto. Ush. Complicatuccio, eh. Ce la faccio a farlo tutto dritto verso... Oddio, ce l'ho fatto, oddio, oddio. Ho dovuto trattenere il respiro dall'ansia, ma ce l'ho fatta. Ok, anche questo è... Guardate, questo... Beh, questo è geniale. Mi hanno messo il blocco apposta qua perché devo prendere la rincorsa da qua, salire qui e poi lì. Questo è rischioso, eh. Speriamo bene. 3, 2, 1... Aggrappati! Oddio! No, questo è fastidio. No, 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 no. No, ragazzi, cioè qua, qua. Mamma mia, non è possibile. No, non è possibile. Questa è la volta che perdo. Questa è la volta che perdo, sicuro. Cioè, devo fare un doppio salto a giro. Vedete, ragazzi, che non è così tanto semplice come sembra sta mappa, eh. Cioè, io ho detto che erano salti facili. Sì, ma più o meno. Comunque, quando hai soltanto una vita, non sono semplicissimi. Allora, devo mettermi proprio qui nell'angolino. Mamma mia, forse uno ce la faccio a farlo, ma due... No, finisce il video qua, sicuro. Non ce la faccio, sono bloccato, ragazzi. È come quando ti trovi che devi fare bungee jumping e ti dicono dai, buttati, forza, e tu sei lì che tremi con le ginocchia bloccate. Ecco, uguale. Uzz! Ce l'ho fatta il primo! Ce l'ho fatta, zitti, zitti, zitti. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, il god! Se non avete lasciato un mi piace. No, vabbè, cioè, quello era troppo da god. Quello era troppo da god. E adesso sono carico, ora non ne sbaglio più neanche uno. Come fai a sbagliare dopo aver fatto una roba del genere? Impossibile. Le lanterne. Sei serio, Fra? Pensi di potermi battere con delle lanterne? Ok, adesso i problemi, ragazzi. La Soul Sand. Tecnicamente, se vai proprio in fondo, in fondo, in fondo, shifti e poi salti, sei tranquillo. Però sono comunque dei salti lunghissimi da fare. Ma tu sei pazzo! Ma io sono ancora più pazzo perché sono bravissimo. Bello che mi faccio i complimenti da solo. Ok. Adesso devo schivare sta ragnatela, palese. Come? Posso salire? Ora? Bel dilemma. Ce la faccio secondo voi da qua? Sì che ce la faccio! Perché sono un portento. Adesso devo fare questo. Uffa, let's go! E il livello del Nether l'abbiamo superato. Ok. Si va avanti senza macchie e senza paura. Ancora non sono mai morto. Nonostante i salti fossero estremamente difficili alcuni. Se non altro... No!